questo punto passerei alla seconda parte del nostro convegno e ovviamente lascio la parola al molto più esperto di me, Luigi Costantini, che ci presenterà l'argomento dello standard del Grosser. Buon proseguimento, Luigi. Ti ringrazio Alberto, grazie per i complimenti e soprattutto complimenti a te per l'ottima presentazione. Io vi parlerò dello standard del Gloucester. Nella diapositiva potete vedere il nuovo disegno interpretativo del Gloucester Fancy che è stato approvato nella sede di Cesena, del Mondiale di Cesena nel 2018. Il Gloucester è un canarino di forma e posizione liscio leggero. È un canarino brachimorfo, presenta difatti dei diametri trasversi e dei diametri longitudinali quasi corrispondenti. In breve, è un canarino corto e largo. Presenta anche soprattutto un forte dimorfismo sessuale, ovvero il maschio è molto diverso dalla femmina a livello fenotipico e sono facilmente riconoscibili. La peculiarità del Gloucester è il ciuffo, una tra le principali peculiarità. Questo non è legato al sesso, difatti possiamo avere femmine e maschi indistintamente ciuffati. La principale ricerca nella selezione di questo canarino è la ricerca dell'equilibrio tra le varie componenti che lo compongono, ovvero deve esserci equilibrio tra la testa, il corpo, il piumaggio e la taglia del canarino. Quando una di queste componenti viene meno, purtroppo l'occhio lo percepisce subito e il soggetto perde immediatamente di qualità a livello selettivo. Alberto, possiamo proseguire con la prossima slide, grazie. In questa slide vediamo lo standard analitico del canarino analizzato punto per punto. Come già detto, questo equilibrio è rafforzato dal fatto che sia corpo che testa, che taglia e piumaggio hanno tutte un massimo di 20 punti. Questo appunto per sottolineare quanto siano tutte importanti alla medesima maniera. Allora, parlando del corpo del Gloucester, deve essere un canarino compatto che presenti un petto ampio, un dorso largo e la schiena viene dallo standard italiano dal disegno interpretativo italiano, definita bombata. Alcuni in Inghilterra preferiscono ancora schiene dritte, poi qui c'è da discutere magari anche con i singoli giudizi e tutto il resto, però comunque questo è quello che ci dice lo standard del disegno interpretativo. Andiamo poi a parlare della testa. La testa, dobbiamo fare subito la distinzione tra lo standard del consort e lo standard del corona, ovvero lo standard del canarino non ciuffato e quello del canarino ciuffato. Il canarino deve presentare un'ampiezza tra gli occhi. Una cosa fondamentale è la presenza di un dettaglio. Perdonami Luigi, scusami se ti interrompo. Potresti cortesemente alzare un po' la voce, perdonami. Non Mi so se è il avvicino mio perché forse computer che non ha si sente. problemi, ma fa o io che sono sordo. Va benissimo. Mi sentite? Perfetto. Allora, come dicevo, è importante la presenza di un becco piccolo, corto e conico. Infatti, tra i principali difetti della testa si può avere appunto un becco enorme, grande o comunque che ricordi più magari dei canarini sassoni di colore. Abbiamo poi la testa deve essere simmetrica, non devono esserci alterazioni di questa forma. È un canarino di... Aspetta, Alberto, torna un attimo indietro. Grazie. Parlando del piumaggio del canarino non deve questo costituire la forma del canarino, perché la forma dovrebbe essere fornita dalla struttura del canarino. Il piumaggio deve essere aderente a questa struttura, non devono esserci degli sbuffi quando il canarino è in movimento. Difatti, questi vanno valutati solo quando il canarino è in movimento e non quando il canarino è in stazione fermo sul posatoio, perché in fase di riposo questi potrebbero esserci. È importante considerare anche l'ossidazione delle melanine e la carica di ipocromo, perché in soggetti eccellenti che andrebbero a vincere una mostra, questi sono tutti punti a favore dell'allevatore, a favore del soggetto.
Per quanto riguarda la taglia va misurata dalla punta del becco alla punta della coda, quando l'animale è in stazione sul posatoio. Naturalmente è una misura ottica, un riferimento ottico, non è che il giudice andrà lì col metro a fare una misurazione simile. La taglia indicata dallo standard è 11 cm. In realtà si cerca una selezione tendente al diminutivo, ovvero tra due soggetti equivalenti con le stesse caratteristiche, vincerà sempre il più corto. Andando avanti ci sono poi altre quattro voci, ovvero il portamento, la coda, le zampe e le condizioni. Il portamento è il classico movimento che il canarino deve fare da un posatoio all'altro, nel quale deve mantenere una posizione sul posatoio con un angolo di 45 gradi. Questo movimento deve essere regolare senza che il canarino perda la posizione, senza che si scomponga, e per fare ciò è essenziale l'allenamento alla gabbia da mostra. La coda deve essere quanto più corta, compatta e stretta. I vecchi allevatori la definivano a sigaretta, ovvero stretta ed in linea con il corpo. Le zampe devono essere fini. La tibia deve scoprirsi solo per metà, il resto deve essere coperto dal piumaggio dell'addome, del corpo. Le condizioni, naturalmente, l'animale va presentato in mostra con la corretta igiene e una pulizia accurata dell'intero animale. Alberto, gentilmente andiamo alla prossima, grazie. Grazie. La testa nel corona, la corona deve essere tonda, il ciuffo deve essere ben centrato. L'occhio deve essere coperto per metà dalla corona e la corona, il ciuffo, non deve oltrepassare la linea del becco. Questo anche per a fini selettivi, in quanto animali con dei ciuffi spropositati, dei ciuffi da crested, andrebbero a essere letargici, si muoverebbero poco sul posatoio e spesso assumono delle posizioni scorrette, ovvero animali seduti oppure che sembrano cadere all'indietro. Questi sono tutti difetti da evitare. La corona, come principali difetti, può avere l'essere più piccola rispetto al corpo, quindi creare una mancanza di equilibrio all'interno del canarino. Oppure potrebbe essere troppo grande rispetto al corpo. Anche questo sarebbe da penalizzare. Tra i difetti di piumaggio che possiamo riscontrare nella corona sono la presenza di cornetti, oppure di aree in plumi dietro la corona, il classico buco, definito da noi allevatori buco dietro la corona. Altro difetto grave è il ciuffo non centrato. Gentilmente la prossima. Grazie. Allora, parlando dei principali difetti del Gloucester, innanzitutto la presenza di un dorso scavato, un dorso che noi allevatori descriviamo insellato, è uno tra i principali difetti. L'altro difetto sono quelle corone ovali o peggio ancora triangolari, tipiche magari di altre razze, ma sicuramente non del Gloucester. Abbiamo invece nel consort il problema di sopraccigli o troppo folti oppure completamente assenti, difatti, oppure presenti su un lato sì e sull'altro no, ovvero asimmetrie di testa. Anche queste sono molto penalizzate. E non sono animali da selezionare. Un'altra grave problematica potrebbe essere il petto stretto, ovvero la mancanza della profondità del corpo. Alcuni allevatori definiscono questo difetto descrivendo i canarini a seppia, ovvero schiacciati. Altri difetti possono essere il difetto dietro la nuca del collo che stacca. Nel Gloucester non si deve parlare di collo, questo deve essere assente, non deve esserci questo incavo dietro la testa che può essere magari tipico del border, del fife. Nel Gloucester deve essere completamente assente questo discorso. Come abbiamo già detto, i corni dietro la corona sono un altro difetto. Questi, se non sono se non vanno a alterare la struttura della corona, quindi se non sono in grande numero, possono essere toelettati prima dell'esposizione del canarino. L'addome irregolare, quando l'animale praticamente tende a tagliare sotto la pancia e a scoprire le zampe. Questo difetto si ha anche quando le zampe sono troppo lunghe.
La taglia superiore agli 11 centimetri, qualora l'animale superasse i 13 centimetri, deve essere classificato come atipico e penalizzato in sede di giudizio. Il piumaggio deve essere, come dicevamo prima, liscio, aderente al corpo, setoso. Qualora fosse opaco o scomposto, è da penalizzare. Un altro grave difetto, soprattutto riscontrabile nei consort, sono i favoriti. I favoriti sono una tipologia di baffo nell'uomo. Praticamente sono delle piume nel canarino che vanno a crescere e vanno verso l'occhio. Questo difetto può manifestarsi monolateralmente o bilateralmente. Allora, un canarino con questo difetto, che in sintesi è un'arricciatura, un canarino liscio come il Gloucester non può presentare tale arricciatura. Quindi viene pesantemente sanzionato nel giudizio, e un canarino con un favorito non vincerà mai una mostra. Quindi è da porre molta attenzione sia alla struttura della piuma, sia alla presenza di queste arricciature all'interno della selezione in un allevamento. L'ultimo difetto che vi andiamo a elencare è la presenza della coda aperta, o definita coda di rondine. Queste possono anche essere conseguenti a dei traumatismi della coda quando le penne vengono strappate più e più volte nelle voliere. Difatti raccomandiamo agli allevatori di poter tenere quanto più possibile la densità negli allevamenti bassa e cercare di attenzionare al massimo magari il sovraffollamento delle gabbie al fine di limitare questi problemi. Ti ringrazio, Alberto. Questo ti volevo aggiungere anche un problema, sì, che può nascere quando i piccoli vengono tenuti troppo a lungo con la mamma quando lei sta preparando il nuovo nido, no? È sempre bene separarli a un certo punto, intorno ai 15, no, forse i 20 giorni. 20 giorni. È bene allontanarli, perché? Perché spesso e volentieri la mamma va a pizzicare dai piccoli le piumette o le penne per cercare di fare il nuovo nido, e questo può creare quel danno sul piumaggio della coda, come dicevi te adesso. Andiamo avanti. Hai fatto benissimo. Allora, questa è la scheda analitica che troverete nelle varie mostre foglie. Come abbiamo già analizzato, i vari punteggi, che sono ripartiti 20, 20, 20 e 20 per le quattro voci principali, ovvero corpo, corona, testa, taglia e piumaggio, 5 per portamento, coda, zampe e condizioni. Come potete vedere, verrà attribuito mai il massimo per le prime quattro categorie, ma si arriva a un massimo di 19, in quanto il totale dei punteggi può essere massimo fino a 95 su 100. Per le altre condizioni, invece, portamento, coda, zampe e condizioni generali, si attribuisce solitamente il massimo, perché solitamente un animale che va presentato in mostra va abituato alla gabbia e va presentato nelle migliori condizioni possibili di pulizia. Alberto, possiamo procedere. Grazie mille. Queste invece sono le schede che troverete nelle specialistiche del Gloucester Canine Club italiano. La cosa interessante di queste schede è la presenza della raffigurazione del canarino. Questa raffigurazione non è semplicemente indicativa della razza che si va a giudicare, ma, come abbiamo visto in un paio di slide precedenti, il giudice può indicare sopra il disegno del canarino, con una croce o con un disegno, il difetto che ha sanzionato, ovvero se vede un dorso insellato farà una croce sul dorso della schiena del canarino, oppure un problema della corona, delle zampe, del corpo, in modo tale che è una scheda didattica che può permettere all'allevatore, che magari non è presente nel momento del giudizio, di capire in cosa quell'animale va migliorato o dov'è il principale problema. Non c'è una scala di valori, ma c'è una scala di giudizi. Come potete vedere, c'è ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. Il giudice andrà a scrivere con una X il giudizio che lui ha dato di quel canarino. Poi, infine, sulla destra, vedete la dicitura punti, lì verrà riportato il punteggio globale attribuito a quel canarino. Qui invece, va benissimo, andiamo avanti. Qui invece vediamo le gabbie da esposizione che potete trovare all'interno delle mostre italiane. Abbiamo la classica gabbia definita europea, italiana,
Entrambe hanno lo sfondo verde. Nella gabbia italiana troviamo i posatoi a sezione rotonda, nella gabbia inglese invece troviamo i posatoi a sezione quadrata. Le misure differiscono di poco, sono molto simili. La particolarità di queste gabbie, come vedete, hanno la metà superiore aperta, in quanto deve essere facilmente ispezionabile il ciuffo e il dorso del canarino dall'alto. L'animale deve essere abituato ad entrambe le gabbie, o almeno ad una di esse. Questo lavoro di abituare la gabbia può iniziare già da quando gli animali sono in voliera, collegando una di queste gabbie alle voliere. Gli animali inizieranno a entrare, a prendere confidenza con la gabbia e sviluppare il classico movimento che dopo dovranno andare a effettuare anche in fase di giudizio. La cosa fondamentale è che se si vuole abituare gli animali alle gabbie inglesi, di inserire all'interno delle voliere anche dei posatoi a sezione quadrata, in modo tale che il piede dell'animale si alleni e riesca a non essere stressato da questa condizione. Altrimenti vedremo animali che tenderanno a sedersi sul posatoio e a mantenere una posizione buttata all'indietro rispetto al loro baricentro, cercando una maggiore stabilità. Allora, Diciamo, aggiungiamo un attimo che praticamente è consigliabile a chi intende partecipare alle mostre, eccetera, eccetera, far abituare il proprio soggetto a questo tipo di gabbia, perché se sono abituati a stare in voliera o gabbie molto più ampie, quando vengono messi in queste gabbie un po' più piccole, tendono un po' a essere spaesati e quindi sono nervosi dentro la gabbia. Sì, tendono o a non muoversi o a muoversi troppo, quindi a perdere Ok, completamente la forma e a perfetto. non essere giudicabili. Quindi è buona norma di solito per un buon allevatore di Gloucester avere qualche gabbia nell'allevamento per poter far ambientare i canarini prima di una mostra. Sì, poi nella gabbia da mostra il Glosser riesce a esprimere al massimo le proprie caratteristiche. È studiata appositamente per poter far vedere al meglio la forma del canarino. Nulla è lasciato al caso, nel senso sia la profondità della gabbia, sia anche il colore della gabbia, è tutto studiato per poter esaltare al massimo le caratteristiche del canarino. Abbiamo anche l'importante, scusami, torno un attimo indietro. Anche la distanza tra i posatoi è fondamentale perché quelle 7 barrette tra un posatoio e l'altro servono appunto a permettere all'animale di fare con un saltello da un posatoio all'altro senza scomporsi. Deve Mi essere. disse qualcuno in tempi passati che uno dei fattori, anche non so se lo stavi per dire, ma ti ho interrotto forse, il fatto che l'asticella posteriore induce a toccare la punta della coda del canarino e quindi lui tiene meglio la posizione sull'asticella. Uno è proprio uno di quei fattori, e in più è anche un rapido mezzo per controllare la taglia del canarino, cioè senza andarsi a Ah, impazzire con giusto, calibri. di 11 centimetri. Se la coda supera di un dito il posatoio, vuol dire che l'animale è Troppo sotto i lungo. 12 centimetri. Certo. Un'altra. Allora, questo giudizio può avvenire al tavolo oppure alla cavalla. Vedete, nelle mostre può essere organizzato in entrambi i modi. Le mostre del club, negli ultimi anni, cioè da quando sono presidente io, dal 2018, sono visitabili, sono aperte al pubblico e questa cosa appunto questa decisione è stata presa appunto per rendere ancora più didattiche le mostre. Le sedi di giudizio possono essere visitate e si può assistere tranquillamente al giudizio andando a vedere cosa il giudice critica. Avendo anche un confronto con il giudice a fine giudizio. Allora, per quanto riguarda le fasi di giudizio, l'animale deve essere all'altezza dello sguardo del giudice. Va valutato anche dall'alto, in quanto soprattutto nelle categorie numerose, si può assistere alla richiesta da parte del giudice di disporre le gabbie a terra. In categorie dove ci sono 30-40 animali, si può assistere a questo fatto: il giudice le mette tutte a terra e lì va a selezionare i canarini che non sono i più grandi, ma sono i più larghi
con la coda più corta e la lunghezza più corta. Con questo sistema è un rapido screening per trovare i canarini più compatti e più corti all'interno di una moltitudine di canarini. Si analizzano questi, poi si mettono sul tavolo e a livello frontale ad uno si fa la scheda di questi. Poi si prosegue all'analisi degli altri canarini, perché ogni canarino va giudicato, ma con quella metodica di screening spesso si assiste al primo, secondo, terzo e quarto senza problemi.